Alla base di questo progetto di accoglienza c'è la necessità, l'obbligo, direi, l'impegno di una testimonianza evangelica, oltre che di di un dovere civile, diciamo. Il gruppo è grande, effettivamente lo sarà. Oggi ancora non c'è nessuno, i primi arrivi saranno sabato se le cose vanno come previsto. Arriveranno forse una ventina di persone, poi nel tempo vedremo di crescere. Sicuramente rispondiamo a un'emergenza, quindi con qualche criterio un po' diverso da quello che abbiamo usato fino adesso. Siamo convinti di doverlo fare. Io sono convinto anche che il territorio ne trarrà alcuni benefici. Naturalmente si tratta di accogliere un diverso. Questo è un passo che può richiedere un piccolo sforzo che secondo me i villaresi devono spendere. Però io sono anche convinto che ne conseguono poi dei risultati positivi. Perché dall'interscambio, dal conoscersi con le persone che vengono da lontano, con quelli che non sono simili a noi, poi c'è comunque una crescita alla fine, si arricchiscono entrambe le parti, chi arriva e chi riceve. Sul concreto poi ci saranno sicuramente delle opportunità. Diciamo allora, sicuramente qualcuno di Villar potrà collaborare al progetto in qualche forma e quindi ci saranno, non so dire esattamente perché la cosa è ancora, diciamo, in costruzione, però diciamo sicuramente alcune ore di lavoro che saranno una figura professionale, due mezze figure, non saprei, insomma, ecco, che potranno collaborare. Poi vabbè, un po' di indotto ovviamente, nel senso che queste persone hanno un argent de poche da spendere, faranno la spesa per comprarsi da mangiare perché diventeranno appena possibile autonomi nella loro organizzazione di vita quotidiana e quindi anche un ritorno economico. Non credo che siano elementi determinanti, però comunque sono anche da valutare, nel senso che in un quadro complessivo c'è anche questo.